Salve gamers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati in Resident Evil 2. Siamo con Claire e praticamente siamo alle docce perché ho messo appunto questo, come si chiama, questa manopola per poter passare di qui. Ok, e adesso, ok, ho liberato le docce, possiamo passare. Qui c'era un tipo che era seduto sulla panchina, poi è caduto, mi ha fatto prendere un colpo. Ho recuperato un po' di oggetti, quindi non ho fatto nulla in particolare. Sono solo andata poco avanti, giusto per evitare di fare delle cose magari noiose assieme. Quindi ho recuperato un paio di oggetti da sola, ma niente di più. Arrivata qui, mi sono messa a registrare subito. E questa dovrebbe essere una zona nuova per noi, quindi direi di andare. Ho recuperato qualche munizione per pistola, quindi buono. Poi abbiamo svariate munizioni per il fucile e quindi andiamo. Ho paura. Aspettate, di qui. Qui c'è qualcosa. Ah, questo. Ottimo. Che ansietta. C'è troppo silenzio. Non mi fido. Non mi fido. Questo si alza. Questo si alza. Che diavolo è quello? Oddio, ragazzi, questo sapete cos'è? È il clicker. Quello per cui bisogna muoversi come nostra nonna in carriola. E non ci vede. Sente solo i movimenti. Oddio. Vi ricordate il... Oddio, aspettate, non riesco a parlare. Vi ricordate il messaggio che avevamo trovato? Che diceva proprio così, di muoversi come mia nonna in carriola. C'era proprio scritto così, ecco. Credo che si riferisse proprio a questo clicker. Allora, questo adesso dove lo metto? Mannaggia, lo metterò qui. Mannaggia, mannaggia. Aspettate. Vediamo se qui c'è qualcosa. Circolare interna. Ragazzi, è la combinazione, bellissimo, per la cassaforte alla ovest, è ovvio, quindi bisogna tornare praticamente indietro, qui, no, lucchetto, combinazione, cassaforte, questa, no, e vabbè, torneremo indietro, però intanto esploriamo qua, da questa parte, lavanderia. Oh mamma mia ragazzi, e c'è il clicker, non ci voglio andare, ok, devo liberare spazio, vediamo se c'è qualche finestra, però fuori di lì non ci voglio andare, qui non penso che, no, sembra una zona chiusa. Cosa c'è qua? Ah, polvere, combinata con questa? No, lasciamola lì. Kit medico, lo spray medico, queste cose ci servono in realtà. Ah, ho trovato anche, vi faccio vedere, questo, esamina, dispositivo elettronico, non so ancora cosa serva, ma spero che lo scopriremo presto. Sì, ci sono un po' di cose interessanti che prenderei volentieri, combina. Anche le munizioni sono importanti, d'altronde. Qui c'è un computer, molto bene. Un computer. Allora, e questo... Ah, ok, dovrei farlo partire con qualcosa, ma mi sa che non ho niente. E qui? No. È necessaria l'autenticazione dell'account USB. Inserire la chiavetta nella porta USB. Oh, devo trovare la chiavetta, veramente. Ok, qui c'è il clicker, ragazzi. Piano, piano. Mia nonna in carriola. Piano. Dobbiamo camminare così, giusto? Quindi, in teoria non ci vede se camminiamo così. Ragazzi, ho l'ansia. Io non lo so voi, ma io l'ansia ce l'ho. No, no, ragazzi, non posso passare. Fai così. Ok. Qua, 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 qua. Ma mannaggia. Veramente. Ok. Ok. Non entri qua. Non entri?
Non entra, vero? Forse no. Ci manca qualcosa qui, appunto, per fare leva e non ce l'ho. Non ce l'ho. Mannaggia. Cric meccanico. Sento anche strani rumori. Combina. L'ho combinato con la batteria, detonatore, perfetto. Ragazzi, ma il genio che sono io. Usa. Conferma. Direi di scappare. Perché ho come la sensazione che esploderà. Abbiamo fatto anche un po' di casino. Un bel po' di casino. Ok, qui ci sono tanti zombie. E qui c'è la statua, ragazzi, qui l'ultimo medaglione. Ok, aspettate che controllo. Mi ero effettivamente persa qualcosa di importante. Allora. Sì, proviamo. No, aspettate, questo è giusto. Non si vede. Questo. Si vede pochissimo, diciamo quasi niente, vado per esclusione perché... no. Ok, perfetto. Ottimo, medaglione della Vergine. E lo mettiamo qua. E ragazzi, attiva la statua della Dea, perfetto. Ah, qui ci sono degli zombie. Direi di andare pianino. Molto pianino. Però direi anche di... Oddio, no, dobbiamo curarci e stiamo male. Stiamo parecchio male. Tieni premuto. Non abbiamo niente con cui curarci. Quando è che ho salvato l'ultima volta? Allora, dobbiamo andare... Ah, non voleva lo spray. Ci voleva lo spray medico. Sei morto, continua. Per forza. Da dove ripartiamo? No, riparto da qui. Ragazzi, aspettate un attimo. Scusate, eh. No, devo prima uccidere questi. Abbiate pazienza, perché poi sennò... Figlio di puttana! E questo lo voglio spostare da subito. Ok. Poi prendiamo il medaglione. Però intanto, thank you. Ok, qui si può passare. Ottimo. E così possiamo scappare. Altrimenti è un problema. Perché adesso svegliamo il clicker praticamente. Ok. E adesso, medaglione, e andiamo piano, perché qui, più che lo zombie, aspettate, altre munizioni, mi preoccupa il clicker a me. Di qua, corri, corri, veloce! Veloce! Madò, ci ha fatto l'agguato! Ok. Questi si alzano, tutti insieme. Tanto per cambiare, aspettate che carico questo. Voglio sprecare poche munizioni, se possibile. Abbiamo la combinazione. Direi di sfruttarla. Ovviamente vi taglio le parti lunghe, tutto quanto. Sinistra 9, destra 15, sinistra 7. No, non l'ho aperto. Cosa sbaglio? Allora, probabilmente hanno cambiato la combinazione, evidentemente. Secondo me. Potrei provare a farla al contrario. 7, 15, 9. No,
No, non ci riesco. Boh, non capisco, sinceramente. Boh, spero che non fosse di vitale importanza. Direi di azionare questo, visto che ci siamo. E hoppalala! Possiamo passare? Trovo una via di fuga. Oh, finalmente. Ah, devo salvare prima. Mannaggia a me. Sembra vada sottoterra. Bene, si esce da questo casino. Ehi, Marvin, indovini, c'è davvero un'uscita. Marvin, sveglia. Su, andiamo, presto. Sta bene. No, tu vai. Pensa a salvarti. Ascolti, è grave, devo portarla in prego, ospedale. Claire. Sappiamo entrambi come andrà a finire. Lascia questa città. Non posso lasciarla qui. Claire, ti prego, vai. Fallo per me. Ok. Ehi, Marvin. Grazie. Ma povero! No, fatemi salvare, vi prego, aspetta! Non andare, non ho salvato. Vabbè, insomma, mi daranno un altro punto in cui salvare, immagino. Subito me lo daranno, vero? Sì? Forse sì. Sì, finalmente! Allora, benedetta la dea, perfetto. Allora, polvere da sparo la posso combinare. Bravissima, come sono brava. Combina con questo. Ora, io spero che in quella cassaforte non ci fosse niente di troppo rilevante, perché altrimenti sono veramente fritta. Allora, altre munizioni. Mi fanno trovare fin troppe munizioni. Allora, salviamo intanto, direi. Direi di andare avanti ancora poco, perché più o meno dovremmo essere sui 30 minuti. Però forse coi tagli un po' meno, quindi andiamo avanti ancora un po'. Io no, qua non ho niente. Non ho proprio niente. Oh, questo si può buttare, mi dice. Non mi ero accorta, in effetti, che questo si può buttare, almeno spero. Lo scartiamo perché abbiamo bisogno di spazio. Eh sì, scarto. Per forza di cose, vediamo se troviamo qualcosa. Qui c'è un deposito. Molto bene. Ma per adesso va bene così. Magari potevo metterlo nel deposito per essere più così, più sicura. Io comunque c'ho l'ansietta, c'ho abbastanza ansietta. Allora, andiamo. La vedo malissimo. E poi prima o poi dovremo incontrare anche il Nemesis, ragazzi. Sicuro, perché deve esserci. Ma non ho fretta, non ho fretta di incontrarlo. Vado giù. Non so da che parte andare, quindi scendo. C'è troppo silenzio, tutto troppo calmo. Là chi c'è? Scusate se parlo poco, però sapete com'è. Allora, munizioni. Oddio. E qui dobbiamo trovare oggetti, eh? È inutile, però dobbiamo trovarne. Tra l'altro, mi viene in mente che sono scesa. Però il crick in biblioteca è rimasto là. Granata, sì, io direi che la granata ci serve. Ora spero che non siano cose fondamentali quelle che mi sono lasciate indietro, eh. Però, così impugno il coltello. Ok. Comunque, d'altronde siamo andati avanti ormai, quindi. Questo si apre? No. E quindi non ci resta che andare dall'altra parte.
Non so veramente cosa aspettarmi. Ma veramente. Io andrei pianino perché... Ecco. Ehi là! Ehi là! Chi è che corre? Oh mamma mia. La vedo malino. Secondo me... Non lo so. No, non voglio dire niente. Allora. Qui non c'è nulla? O sì? Sposta. Brava. Brava. Non si muove. Chi c'è? Una bimba. Beh, ehi. Sì, l'avevo vista nella locandina, però. Tutto ok. Non ti faccio male, giuro. Serve aiuto? Vieni, prendimi la mano. Dietro di te. Scusami, non ti capisco. È dietro di te. Cosa? Lui è dietro di te. Chi? Oh mio Dio. Ma veramente? Cos'è, uno scherzo? Non veramente, veramente. Assolutamente fatto fuori. Oddio, devo farlo fuori. Oh, ragazzi, secondo me mi sono lasciate indietro cose importantissime. C'ho questa vaga sensazione di essermi lasciate indietro cose molto, molto importanti. È una vaga sensazione. Ha un occhio lì. E quindi, tacchete. L'ho beccato l'occhio? Secondo me non serve a niente per farlo così a sto punto. Ragazzi. Devo beccare l'occhio sicuro, perché è lì, bello esposto, è bella mostra. Quindi, come faccio che non ho mira? Allora... Ok. No. Questo lo ammazza. L1. L1. Ho fatto L1 io, Ho fatto L1. No. Non sprecare munizioni. Devo mirare bene. Allora, aspettate. Sto cercando di mirare, ma non è che sia proprio così easy. No, via. No. Tutto ammazzo. Forse c'è la piantina, ho visto la piantina, lo sapete? E anche delle munizioni. Sta male. Ok, resta lì che stai male. Ok? Non sta benissimo. Poi qui c'è qualcosa. Una piantina. Piantina, grazie. Mi serve. Perfetto. Munizioni per pistola. Combina. Perfetto. Anche una bella granata non sarebbe male. Dai, dammi l'occhio. Allora. Sto riuscendo a fare qualcosa, perché secondo me sì, anche, però tutto sommato ci sto anche riuscendo, però. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia. Era duretto questo, da ammazzare. Oh merda. Oh. Oddio. Oh.
Ehi! Ragazzina! Se n'è andato! È finita! Sul serio? Sì, promesso. Va tutto bene. Dovresti farmi scendere quella scala. Mi aiuti a trovare mia mamma. Tua mamma è qui sotto? Penso di sì. Beh, lo spero. Sì. Ma certo, ti aiuterò. Ok, meno male che stiamo anche discretamente, perché sennò... Di qua! Voglio salvare, scusami ragazzina. Fatemi trovare armi più pesanti, vi prego. Polvere da sparo, sì, sempre ottima. Piantina, sempre ottima. Ragazzi, non so se potrò tornare poi indietro per raccogliere qualcosa o altro, ma boh, spero di trovare cose anche qui. Magari armi più pesanti, qualcosa. Non saprei. Si muove. Allora. Ce l'hai fatta! Beh, sì, non era poi così complicato. Allora, però, vabbè, lei è piccola. Allora, dimmi di tua mamma. Lavora all'Umbrella. Sta creando una nuova medicina. Umbrella? Quel colosso farmaceutico. Lei è sempre al lavoro. Non la vedo quasi mai. Beh, se va tutto bene, la vedrai presto. Lavora all'Umbrella. E noi sappiamo, almeno per chi ha giocato al vecchio Resident Evil, che è tutto un dire. Lavorava con la mamma, ma se n'è andato. Dobbiamo andare per di là. Oh. I miei... Ok, qui c'è un deposito. Cassetta di sicurezza portatile. Ma non c'è niente adesso che vorrei mettere. Forse questa, la gemma rossa, depositarla giusto perché... Non ci sono più. Però poi ci tocca tornare a prenderla. Allora, io direi di salvare. Oh, sentiamo la discussione. Tranquilla. Almeno abbiamo qualcosa in comune. È una cosa bella, no? Perfetto, il borsello. Adoro. Adoro. Ok ragazzi, io direi che ci possiamo fermare. Salvo e ci fermiamo qua. Ok ragazzi, direi di fermarci qua. Abbiamo incontrato questa bambina, abbiamo scoperto un altro tipo di mostro, molto molto inquietante, ma non sarà finita qui, ovviamente. Avremo un bel po' da fare, ho paura di essermi lasciata qualcosa indietro, però insomma, speriamo non troppo. Comunque, direi di fermarci qua. Mettete like se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!